Che dici, mi do da una truccata? Si prenderanno paura? Stanno i bambini piccoli qui. Buongiorno a tutti! Dopo avervi dato il buongiorno, insomma, che mi vedete in faccia, adesso posso passare a mettermi gli occhiali. Visto che oggi è una bellissima giornata, cioè, stranamente, sì, giorni... Sembrava tipo di essere tornati a novembre, invece oggi c'è il sole, ma c'è il sole ma fa freddo, ci sono 16 gradi. E vabbè, però l'importante è che ci sia il sole, perché veramente questi giorni già uno sta di pressa per cavoli sua, ci si mette pure il tempo, io sono molto meteoropatica, una roba del genere. Quindi risento molto del tempo di merda, ecco, sostanzialmente è questo. E ho cambiato visuale per i vlog. Oggi ho preso, non lo so, l'appendino funziona ancora, ha qualche problema alla ventosa, però l'ho appeso un po' più distante. Allora, sono le 7:58, sono in ritardo ovviamente e sto andando a lavoro. Allora, ieri anche ho provato a girare il vlog, solo che poi, presa dalle mille cose, non l'ho proprio più... portato a termine, cioè veramente ho fatto solo l'intro iniziale tipo questo e poi non ho più continuato perché sostanzialmente non lo so, non era giornata evidentemente, però stamattina ho visto che c'era il sole, mi ha preso particolarmente bene e quindi ho detto no, oggi voglio registrare un vlog, dai. E niente, ultimamente non ho fatto più video perché ho avuto un po' di problemi, nel senso che non mi andava, ero un po' giù di morale, quindi quando sono giù non mi va di fare video, insomma, cioè non ho proprio la vena per fare video. Comunque, bando alle ciance, io mi dirigo al lavoro e noi ci vediamo nell'arco della giornata. Salve a tutte, è l'una e un minuto, io ho staccato adesso dal lavoro e sto andando a casa a mangiare, che poi mi devo preparare, che in teoria dovrei andare in palestra, ma non lo so perché devo andare anche su da Lorenzo, quindi devo prepararmi tutte le mie cosine, anche perché domani resto lì, infatti penso mi allenerò lì, perché dobbiamo andare a fare dei giri con Lorenzo, che si deve fare da vestire per il matrimonio, perché a fine mese abbiamo il matrimonio del suo capo. E quindi niente, io il vestito forse l'ho trovato, cioè io l'ho preso per quello che costava, ho detto io lo prendo. Ho trovato un vestitino nero abbastanza carino, è un tubino che ha tipo un drappeggio che scende lungo la gamba, molto carino devo dire, per quello che l'ho pagato, cioè ragazze, anche fin troppo bene, cioè voglio dire, cioè, ho risparmiato tantissimo con il vestitino, devo dire. Comunque fa un caldo micidiale, sono un po' assonnata, non lo so perché mi sto un attimo annoiando al lavoro, perché arrivo tipo l'ultima ora che non c'ho più niente da fare e quindi mi annoio, ok? E quindi mi comincio tipo a prendere a biocco. Però vabbè, ci sono 25 gradi, fa caldo, c'è il sole che è bellissimo, l'ho detto pure stamattina c'era il sole, però così niente, adesso vabbè, mi dirigo a casa e ci vediamo dopo. Il pranzetto di oggi, riso basmati con pomodorini, salmone e zucchine. Allora, adesso giro tutto. E qua invece metto a cuocere la pasta per domani, mi faccio una bella pasta fredda da portarmi via. Yummy, non vedo l'ora di poppare. Oh, eccoci qua con il mio bel piatto di riso con le zucchine, pomodori e salmone. Adesso si pappa anche se cuoce, perché cioè, guardate il fumo, potrei fare tipo il vapore per farmi la pulizia del viso. Mm.
Dammi. Buon appetito. Pasta fredda per domani a pranzo pronta. Ci ho messo i cetrioli, basilico, pomodoro e tonno. Tutto condito con olio, un po' d'aceto balsamico ci ho messo. Aglio, sale. Adesso lo chiudo e lo metto via. Di qua invece sto cucinando il merluzzo per stasera. Dentro ci ho messo curry e paprika nell'acquetta. E invece di qua sto facendo le melanzane grigliate. Ecco, finito, mi sono rimaste queste due. E poi mi preparo tutto quanto nelle buste e vado via. Sono le 4:10, sto per andare in palestra. Come vedete, la sfollata è pronta. Mi sono portata a tappetino perché domani mi allenerò da Lorenzo, che sta facendo un nuovo circuito di allenamenti inventato da me, che poi vediamo un po' se riuscirò, vi farò anche dei video. E quindi, adesso sto venendo a rubare una bottiglia d'acqua a mia madre perché io su l'ho finita. E quindi prima di andare via prendo l'acqua. Ce la posso fare, confido nelle mie forze. Ok, e quindi niente, mi sono portata il tappetino e un elastico perché non mi servono altri pesi. Quindi io vado, ci vediamo dopo in palestra. Non lo so, aspettate, io mi sto fumando il ginocchio. Non potete capire, potete girare sul finestrino così, se no neanche si sente. Allora, sono uscita di casa che avevo come la sensazione che mi fossi dimenticata qualcosa, non lo so, c'ho questa sensazione e devo dire che la mia sensazione era giusta. Perché? Perché arrivata in palestra, praticamente mi stavo spogliando per andarmi a fare la doccia e mi sono resa conto di essermi dimenticata la sacca dei panni sporchi. E questa era diciamo, la prima dimenticanza. Seconda dimenticanza, molto importante come potrete notare, mi sono dimenticata la doppia presa del phon. Cioè, perché ho il phon con l'attacco asciugo e io me la sono dimenticata. E adesso sto con i capelli bagnati. Spero di non prendermi una polmonite, cioè che non mi venga l'emicrania o qualcosa del genere. Che pizze, guarda, io lo sapevo, cioè me lo sentivo proprio e mi ero dimenticata qualcosa. Che poi, tra l'altro, ho chiamato Lorenzo e gli ho detto: guarda, appena arrivo mi devo asciugare i capelli, cioè, perché arrivo fra un'ora praticamente, ora che arrivo su da lui i capelli sono già asciutti, quindi solo belle cose. Mi sento tutte labbra secche, ho messo un po' di burro di cacao, fa caldissimo, infatti fra un po' tiro giù un pochino il finestrino, poco poco, se no mi prendo un coccolone. Ci sono 25 gradi. Spero che gli yogurt che mi sono portata dietro non siano andati a male. Vabbè ragazzi, io proseguo il mio viaggio verso Velletri. Questo vlog lo fa, è stato un po' una noia come tutti gli altri, però oggi non ho fatto niente di che. Ma domani quando andiamo a fare acquisti vi porto con noi. La visuale da casa di Lorenzo, guardate, si vede tutto, tutto, tutto. Vedete? Guardate che zoom, senza andarsi ad uccidere Claudia. Sono arrivata comunque. Allora, sono qui a Pan. Ma che cazzarola è? Voglio farlo vedere quello del basket. Io. Sì, fammi vedere. Lorenzo mi ha fatto scoprire che tramite la chat di Facebook c'è un giochino per giocare a basket. Basta inviare la palla da basket a emoji. Le altre non funzionano. No, infatti ho provato a mandare tipo la cosa per ping pong, la pallina da calcio, ma non va. Comunque i capelli sono arrivati qui che erano asciutti, erano bagnati solo qua dietro. Eccolo! Aspetta, c'è la foga. Vedete, guarda che carino! Sì! Ma io non ci riesco, sempre Non va fuori. così Che nemmeno io. È troppo figo! Comunque adesso siamo un po' qui. E
E poi dopo ci andiamo a prendere un caffè a casa di Matteo. amici. Non so se darmi una sistemata, sinceramente, perché... Guardate. Che dici, mi do da una truccata? Se prenderanno paura? Stanno i bambini piccoli qui. Sono una persona talmente masochista che sto facendo guidare la mia macchina a Lorenzo. Vai piano, amore. Non conosci la macchina? Piacere, Se ci fai il graffietto, ripaghi tutto per nuovo. Pure i graffi che non si è fatto tu. Allora, sono le 23:19, noi stiamo tornando a casa. E io sto quasi tipo in coma, mi sta venendo proprio sonno. Niente, siamo ancora vivi, Lorenzo guida la mia macchinina. No, adesso sono più tranquilla rispetto a prima. Prima ero un po' in apprensione nei confronti della mia macchina. Comunque, chiudo questo vlog qui, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!